Il momento è giunto. Bentornati su Super Paper Mario. Nello scorso episodio siamo usciti dal mondo di giù, rientrati nel mondo di giù e fatto alcuni quesiti. E in questo episodio, svolta di là è cambiata. La torre è diventata nera. Ciò vuol dire che mancano solamente 2 ore alla fine del timer. Questa è l'ultima porta. 8 cuori puri contro il Profeticus Tenebre. Castel Cenere vi attende. C'era una nota nell'ultima pagina del Profeticus Lucis. Solo coloro che non hanno abbandonato la speranza possono vincere il destino. Costoro camminano certi verso il futuro, non importa quanto incerto sia. Ciò vuol dire che siamo pronti, raga. Finalmente pronti per andare verso Castel Cenere e far passare questo terribile incubo. E Consilia ovviamente ci seguirà, perché creano una sorta di legame insieme. Non rimane molto tempo, dobbiamo sbrigarci. Mario, Bowser, Luigi, Principessa Peach, siete forti. E anche tu, Consilia. Dopo aver trovato tutti i cuori puri, la banda di eroi partì per Castelcenere. La posta in gioco era alta, perché il vuoto avanzava e la fine era vicina. Mario e i suoi amici sarebbero riusciti a fermare la profezia? Quale strano destino attendeva Consilia e il Conte Cenere? Questi pensieri occupavano le loro menti, mentre il sipario si alzava sull'atto finale. Livello 8-1. L'oscurità avanza. Eccoci qui finalmente, al castello del Conte Cenere. Wow! Bel castello, man! Dunque, Blumiere è qui. Niente. Meglio muoversi. Castel Cenere. Ingresso. Andiamo verso il boss finale. E siamo dentro il castello, l'ultimo livello prima della fine. Allora, questi sono, appena riesco a gestirmeli, prima che escano dallo schermo magari consiglia, sono dei cupo armati max PV 15. Non fanno troppi danni, però dovete stare abbastanza attenti perché possono fare parecchi danni. Forza, muoviamoci, la fine è vicina. Oddio, ancora mi ricordo l'episodio tipo 3 o 4, non mi ricordo, quando noi avevamo già affrontato con Peach questo pezzo, quando Anastasia voleva fare il lavaggio del cervello a Peach. Vi ricordate l'episodio tipo 3 o 4? Non mi ricordo quale, però era uno dei primi, qualcosa del genere. Ovviamente occhio a tutti i nemici, perché fanno tanto danno. Infatti io sto prendendo danni come un non so cosa. Boom, colpito. Ciao ciao. E strike. Anche qua c'è... Ah, eravamo venuti qua con Peach.
Ok, ragazzi, ho già quale sarà il nuovo. Aia, quale sarà il nuovo let's play? Tanto ho già deciso per me. Dovrebbe uscire dopodomani. O domani direttamente. Ancora non so quello che voglio fare. Perché il gioco lo dovrei installare domani. E vabbè, lasciamo stare. Comunque, mentre ero assente, ho fatto rifornimento di strumenti, perché avevo bisogno di tanti strumenti per il boss finale, ovviamente. Allora, questi cosi si possono sconfiggere come in aia, in 64, ovvero girategli intorno e impazziranno semplicemente così. Inoltre danno molte monetuzze. La porta è chiusa a chiave. Ma ovviamente it's a Luigi time. Yahoo. Dio, stiamo ripercorrendo tutto questo. E ok. No! Non ci credo. Ho fatto cadere lo shake. Quello che mi dava punti. Mannaggia, sono un idiota. Perfetto, sono un idiota e non ho manco trovato la chiave. Oddio, oddio, ci metteremo un casino a finire questa area. It's a peachy time. Ci saranno tanti fail. Un tubo nero. Vabbè, non capisco, siamo a Castelcenere. Ok, io preferirei mettermi protezio. It's a protezio time. Zdeng. Oh, ci hanno punti di testa, maledetti. Chiave di Castelcenere, una porta che apre e una porta a caso. Ok. Un altro cupo a gole. Grazie. Beh, almeno l'importante è che mi ha ripristinato la vita. Evito di perdere troppi strumenti, ecco. Ora che abbiamo la chiave, possiamo andare avanti. Allora, un iscritto inglese, hello if you are watching this video, mi ha detto come si fa a sbloccare Luigi e ottenere la galassia gran finale. Allora, io in realtà avrei finito Mario Galaxy, ma domani farò un altro video su come fare, perché ha bisogno di spiegazioni. If you are watching this video, tomorrow I will make the video. There we go. Ok. Ci sono i Magi Koopa che abbiamo visto all'inizio. Che figo. Più o meno. Hanno quanti? Avranno 7 punti vita. Allora, occhio a questi maledizi, perché potrebbero essere abbastanza fastidiosi. Perché molti danno delle maledizioni abbastanza rompi. Tipo quella grigia, tipo questa, come questo drago, ha il potere di ributtarti all'inizio. O meglio, svolta di là. Ma sei stupida come cosa, però. Niente. Scusa. Scusa, non ho capito. Come mai. Ma i Fire Bros non è che. Aspetta,
sono molto confuso. I Fire Bros non lanciano fuoco dalla bocca, li lanciano dalle mani. Sbaglio? It's Bowser time. Allora, sto subendo un pochino troppi danni in questo dungeon coso, come lo volete chiamare voi. Penso che ci sarà una risfida completa di tutti i boss, quindi Dimensio. Ok, il fatto che c'era un fungo come questo non mi piace. Come se ci fosse una boss fight incoming. Ah no, aspetta. Aspetta, ho un'idea. Devo tornare a riguardare quel... vabbè, quel pezzettino. Forse è la chiave della mia vittoria. Ovvero, nel senso... ok, ho acceso tizio. Levati. Allora, vediamo il... coso, ok, spento, acceso, acceso, spento, acceso. Ok, quindi non Luigi, ho bisogno di Bowser. Allora, spento, acceso, acceso, spento, acceso. There we go. Me lo ricordo questo effetto. Voi no? Cosa stranissimo. È solo Mario che può svoltare in 3D. Non so, è stupido il fatto che io possa svoltare in 3D solamente con Mario, ma... well, it's the game. Ma de che, oh! No, il pugnazzo! Romano! Non ci avrei mai creduto che sareste arrivati fino a qui. Mo basta però, mo vi faccio vedere perché mi chiamo Pugnazzo. State per assaggiare la potenza di sti pugni mia. Belle parole per uno che viene sempre battuto. Ma de che, oh! Ah, è Bowser! Ma hai sentito bene? Non hai scampo bel pupone? Che cosa? Perché non me lo dimostri allora? Proprio qua, solo tu e io. T'aspetto a braccia aperte. Te stenderò da solo. Pronti tutti i calci nel sedere che ti servono. Bowser, ne sei sicuro? Boh, non preoccuparti. Ho mandato giù panini più tosti di questo tizio. Voi state indietro e lasciate questo terrificante tiranno faccia il suo lavoro. Ok. Te farò piagne con la forza de ste due comete, caro il mio tartarugone. Namo, pugni! Scommetto non te l'aspettavi, non parli più. Mo ti do una bella lezione. Sbram! Ok, boss fight contro Pugnazzo, la battaglia finale contro Pugnazzo, perché sono all'ultimo round. Ok, ah ecco perché, quindi c'è una boss rush contro tutti i boss. Aspetta un attimo, posso prendere le statistiche? 100? Adesso il nostro bel pupone non è che scherza. Sì, neanche prima scherzava, ma... dai, Pugnazzo è sempre stato schifoso. Ok, mi stava senza ammazzando, morto. Muori! Boom, distrutto! Oh! Ma come hai fatto? Oh, tartaruga troppo cresciuta. Con sta vergogna come faccio a vive? Bowser, lasciami conservare la dignità e dammer game over. Finiscimi. Non c'è vergogna nel farsi bastonare da un boss grande e grosso come me. Oh no. Ma perché trema tutto?
Il soffitto! Ah! Ma cosa? Ah! Pugnazzo, ci hai salvato? Ma che aspettate? Andate via! Ma perché ci hai salvato? Perché mai mazzola te sei guadagnato il diritto di passare? Ma voglio essere sicuro che tu ci riesca. Oh, sei meno suonato di quanto pensassi. Bowser, che sta a fa'? Ehi, super stupidi bros. Portate la principessa nella prossima stanza. Ora. Ma ho detto andate. Va bene, Bowser. Grazie, Pugnazzo. E anche a Bowser, ovviamente. Vattene anche tu. Non preoccuparti, potrei sostenere questa cosa tutto il giorno. Ma hai rubato la battuta. C'hai le mani che tremano come mia nonna. Non fa il gradasso, mamma. Io sono un gradasso. Vattene tu. No, vattene tu. No, tu. Ah! Oh no! Bowser? La porta non si apre! Oh no! Oh cielo! No, non c'è tempo, dobbiamo proseguire! Dici sul serio, principessa? Non ho paura per Bowser, non è un tipo che molla facilmente. Ho capito, t'ha rapito 150 miliardi di volte. Giusto, hai ragione, Bowser è sopravvissuto a molto peggio. Sì, a cadere nella lava per 300 volte, ma vabbè. Forza, continuiamo a cercare il conte cenere.